Un saluto ai nostri telespettatori. L'approfondimento di oggi è dedicato al tema giustizia, al sistema giustizia. Sabato scorso l'inaugurazione dell'anno giudiziario e di nodi al pettine ce ne sono stati tanti. La necessità di migliorare soprattutto l'amministrazione della giustizia. Numerose sono state le lamentele, le denunce di chi opera quotidianamente in questo campo, a partire dalla classe forense, dal ceto forense, ma anche a quella dei magistrati. Ne parliamo oggi con il presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, il presidente Catalo Marano, che ringrazio per averci ospitato qui nel suo ufficio. Dunque, dicevamo che le problematiche sono tantissime. Napoli, Salerno, un po' una lamentela generale su quelli che sono i temi comuni. Qui però abbiamo qualche rimostranza in più rispetto anche e soprattutto al numero esiguo di personale che c'è in pianta organica. E che purtroppo non viene rimpinguato dal settore centrale. Una necessità impellente per continuare ad amministrare la giustizia nel senso reale del termine. Ecco, Presidente, com'è la situazione? Cominciamo a parlare un po' di numeri per far capire le dimensioni di un problema che risulta effettivamente da risolvere a tutti i costi. Il problema del Tribunale di Nocera è un problema che, come dire, sorge un po' da lontano, perché è un tribunale, questo di Nocera, che è anche abbastanza noto, perché spesso ci siamo fermati su questo argomento, nacque già sottodimensionato nel 1993. Nacque sottodimensionato per una serie di motivi. Nacque sottodimensionato rispetto agli altri due tribunali che pure equamente vennero istituiti, cioè il Tribunale di Nola e il Tribunale di Torre Annunziata. Quindi partì con un organico, con un organico già sottodimensionato che vedeva ancora di più poi aggravare il proprio lavoro perché ereditò migliaia e migliaia di fascicoli dal Tribunale di Salerno. Ovviamente fascicoli che riguardavano il territorio di Nocera, Nocera e tutto il nuovo circondario di Nocera. E nel corso di tutti questi anni, dal 1993, ci sono stati pochissimi ritocchi nell'organico. Quando poi c'è stata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, diciamo che un poco tutti, anche io, i colleghi, gli avvocati, il Consiglio dell'Ordine, eravamo, come dire, forse soddisfatti che questo Tribunale di Nocera, nel momento in cui vedeva riconosciuto un organico superiore a quello che un organico, un circondario superiore a quello che aveva prima, potesse crescere. Infatti, con la revisione delle circoscrizioni giudiziarie sono state accorpate al Tribunale di Nocera due sedi distaccate del Tribunale di Salerno, cioè Cava dei Tirreni e Mercato San Severino, che, come è noto, con la recente riforma che c'è stata, tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono state tutte soppresse e sono state soppresse pure anche alcuni tribunali inutili. La particolarità che si rinviene solo per Nocera e per qualche ufficio giudiziario è che queste due sezioni distaccate soppresse, anziché essere accorpate al Tribunale di Salerno, sono state accorpate a noi. Naturalmente, ciò che cosa ha comportato? Ha comportato che c'è stato un aumento di popolazione residente, diciamo, residente che gravita nel circondario di Nocera di circa il 30%. Noi siamo arrivati a circa 400.000 residenti. Dicevo, noi eravamo in un certo senso anche felici. Diceva, vabbè, il Tribunale di Nocera è un tribunale che sta crescendo, evidentemente anche per motivi logistici ci sono stati fatti questi accorpamenti. Se non che ci hanno riconosciuto un solo giudice in aumento al Tribunale, e la Procura della Repubblica nessuna unità. E questa è effettivamente una scelta che io definirei scellerata, perché non ha alcun significato, non ha alcuna logica, non ha alcuna ragione di esistere. Tenga conto che Cava dei Tirreni è un paese, una cittadina La seconda città della è provincia. la seconda città della provincia, e che Mercato San Severino abbraccia tutto il territorio di Fisciano, quindi La c'è la Valle zona, dell'Irno, che c'è la Valle altrettanto. dell'Indro, quindi c'è la zona industriale, una delle zone industriali di Salerno di più spiccata vocazione, poi c'è l'università, quindi è
è stata una scelta, appunto la scelta di destinare un solo giudice nominale al Tribunale di Nocera. E quindi noi siamo andati, già stavamo con un organico sottodimensionato, siamo andati in grande difficoltà, sia noi che ovviamente la Procura della Repubblica. E che le devo dire, per esempio all'inaugurazione dell'anno giudiziario, questo caso Nocera è stato chiaramente evidenziato dal Presidente della Corte d'Appello, dal nuovo Presidente della Corte d'Appello, che è diventato proprio un caso. Perché, Presidente, quanti dovrebbero essere invece i magistrati a fronte di una popolazione di 400.000 residenti che afferiscono a questo tribunale? Allora, guardi, noi attualmente la pianta organica del tribunale è formata da 25 magistrati, due presidenti di sezione e un presidente di tribunale, quindi siamo 28. Quindi prima eravamo 27, dopo la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con questo aumento del nostro circondario, abbiamo avuto un solo giudice in aumento. La Procura della Repubblica è rimasta immutata, quindi 8 sostituti e un procuratore. Questo secondo dei calcoli che abbiamo fatto noi, tenuto conto dei procedimenti che a partire dal 1 settembre 2013 sono sopravvenuti, perché noi abbiamo avuto un sensibilissimo aumento per quanto riguarda le cause di separazione e divorzio, per quanto riguarda gli sfratti, le locazioni, per quanto riguarda le cause di lavoro, per quanto riguarda soprattutto i fallimenti, le espropriazioni immobiliari. E senza pensare poi che abbiamo avuto un sensibile aumento pure per quanto riguarda i procedimenti penali. Questo aumento dei procedimenti penali noi non lo riusciamo ancora a registrare bene, perché ovviamente i fascicoli, i procedimenti sono, molti di questi procedimenti stanno ancora nella fase delle indagini, quindi riguardano un altro ufficio, la Procura. Però è chiaro che, sentendoci pure con i colleghi della Procura, abbiamo la netta certezza di un aumento proprio considerevole dei procedimenti penali. Quindi diceva giustamente il Procuratore Generale, nuovo Procuratore Generale, anche nel suo intervento, lo ha detto chiaramente, dice, il Tribunale, la Procura di Nocera stanno in ginocchio. Effettivamente siamo in ginocchio, noi però ovviamente non getteremo la spugna, non vogliamo e non andremo al tappeto, però stiamo vivendo un momento di grande difficoltà. Ecco, Presidente, assolutamente non è un capriccio né una lamentela, no. Qualunque, perché in questo modo, con questa esiguità di organico, non si riesce né a lavorare serenamente né a garantire una buona amministrazione della giustizia. Si rischiano anche diverse prescrizioni, quindi anche gli avvocati, i cittadini non si sentono garantiti. Guardi, il discorso è proprio questo, cioè uno dei più gravi problemi che colpisce la giustizia in Italia è il problema della durata dei processi e il problema delle prescrizioni. Allora, il discorso ovviamente non vale solo per il Tribunale di Nocera, ma vale un po' per tutti gli uffici giudiziari, perché se lei vede anche l'inaugurazione dell'anno giudiziario che c'è stato in Corte di Cassazione, poi durante le varie inaugurazioni degli anni giudiziari in tutti i distretti, e questi sono i temi che ovviamente oggi sono sul tappeto. E perché in Italia è diventato un grosso problema questo? È diventato un grosso problema sempre per la mancanza del personale amministrativo, che è un grossissimo problema. Infatti, di questo non ne abbiamo ancora parlato, abbiamo dato i numeri per i magistrati. Ma diciamo che avete un problema anche di svecchiamento, perché Ma certamente, il problema del personale amministrativo, che la mancanza del personale amministrativo, anche la mancanza di magistrati, poi parliamo poi nello specifico di Nocera, fanno sì che difficilmente si possa raggiungere l'obiettivo di garantire una ragionevole durata dei processi, anche se a livello nazionale bisogna dire che la produttività dei magistrati italiani è molto alta rispetto anche agli altri stati europei. Per fortuna. Per fortuna. E nonostante le innovazioni che ci sono state, il processo civile telematico, l'informatizzazione, andremo avanti verso una digitalizzazione della giustizia civile, probabilmente avremo un processo anche telematico nel penale, però i risultati non si potranno vedere se non ci saranno degli investimenti da parte del governo, da parte del ministero.
perché naturalmente poi deve essere chiaro, non è che col processo civile telematico quello che si risparmia viene, deve essere reinvestito anche dall'assistenza sistemica, perché sistemistica, perché voglio dire, dico per dire, noi per esempio a Nocera abbiamo un problema che in questo momento stanno vivendo i nostri colleghi, i miei colleghi, sulle loro console. E noi abbiamo, che questo processo telematico ovviamente ha bisogno di esperti tecnici che quando c'è qualcosa che non va debbono intervenire subito. Invece noi abbiamo un tecnico che si deve occupare di tanti uffici. E quindi, perciò dico, i problemi della giustizia sono questi. Ora, di fronte a questi problemi, io penso che, parlando sempre un po' in linea generale, è necessario, magari nel penale, che ci siano pure degli interventi del legislatore sul processo penale, perché forse è venuto il momento di dire che abbiamo un processo troppo ipergarantista, per cui, come dire, il principio della prova che si forma in dibattimento, giustamente durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario c'era un collega molto bravo, presidente tra l'altro dell'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno, che proprio questo evidenziava, cioè il dottor Palumbo, il collega Palumbo, il quale diceva, giustamente secondo me, è arrivato il momento di recuperare certi atti che non necessariamente devono ripetersi durante il dibattimento, informative della polizia, perché il principio del cardine del processo accusatorio, per cui la forma si prova in dibattimento che ha pochissime deroghe, secondo me dovrebbe essere un po', come dire, limitato. Quindi c'è anche una vostra proposta. Ci vogliono quindi interventi del legislatore proprio sul processo penale, questo per quanto riguarda appunto la prescrizione. E poi, parlando di Nocera, noi abbiamo un grosso problema proprio delle prescrizioni, abbiamo un grosso problema che ovviamente va affrontato perché avendo gli organici, soprattutto poi noi al Tribunale di Nocera, in cui abbiamo organici che sono ridottissimi, questo problema si percepisce molto di più. Si percepisce di più che è chiaro, un procedimento si prescrive, spesso bisogna anche avere, come dire, quell'approccio mentale per cui bisogna capire bene perché si prescrive. Molti procedimenti si prescrivono magari già in uffici diversi, parlo della procura, ma perché si prescrivono già in procura a Nocera? Perché in procura a Nocera giustamente sono presi da tanto lavoro, oberati da tanto lavoro, per cui alla fine giustamente, legittimamente si dedicano a inchieste molto più importanti che noi fortunatamente vediamo e quindi vengono trascurati dei reati seriali oppure magari con certi, dico per dire, faccio un esempio, no? Insomma, truffe all'INPS, allora la truffa all'INPS basta il semplice verbale dell'ispettore del lavoro per fare la richiesta di un decreto penale di condanna, il decreto penale di condanna porta un'opposizione, alla fine arrivano davanti a noi in dibattimento, però in dibattimento ci vuole un approfondimento perché non è sufficiente quel semplice verbale e un processo si prescrive. Allora è chiaro che, voglio dire, non è certo colpa della procura e né colpa del giudice, ma c'è un sistema che sempre perverso e che è dovuto alla conseguenza proprio di un organico ridotto. Fermo restando però che è chiaro che in certi casi si deve stabilire, noi lo faremo sicuramente, un coordinamento con la procura per certi tipi di reati. Però il problema non è questo, il problema è che oggi come oggi purtroppo anche i reati di una certa gravità corrono il rischio della prescrizione e noi non ce lo possiamo permettere più. Per cui Presidente, quante chance ci sono che questo grido d'allarme venga raccolto ai livelli centrali? Allora, perché è da tempo ormai. Sì. Che... io volevo prima però chiudere un momento sulla prescrizione, dire due cose importanti e poi voglio rispondere alla sua domanda, per non lasciare il discorso un poco così in bilico. Lo volevo concludere, cioè in questa situazione in cui ci troviamo noi adesso, secondo me, secondo i colleghi, siamo un po' tutti d'accordo, allora i giudici del dibattimento devono attenersi a dei criteri di priorità. È già la legge
che stabilisce quali sono i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali. Noi ne abbiamo delineato ancora altri e poi, secondo me, il vero problema che deve essere affrontato, io l'ho detto nel programma di gestione penale che ho depositato pochi giorni fa, è quello di evitare la fissazione di processi che noi sappiamo che dopo 2 anni, 1 anno e mezzo si prescrivono. Cioè, voglio dire, se un procedimento viene a dibattimento già quando il termine di prescrizione è vicino, magari dopo 1 anno o 2 anni, noi sappiamo che si prescrive, allora noi sappiamo che questo processo, una volta che ci sarà la sentenza di primo grado, si prescriverà in appello, perché poi è chiaro che ci sarà l'appello, allora bisogna effettivamente fare una seria riflessione e dire, ma vale la pena perdere tempo, energie su questo procedimento che noi sappiamo che sarà destinato in appello a prescriversi? E allora per fare questo ci vuole anche coraggio, che spesso si tratta pure di procedimenti importanti e qui, ecco, bisogna lavorare, perché anche qui c'è una circolare del CSM molto importante che dà la possibilità al giudice che procede e anche al capo dell'ufficio di dare degli atti di indirizzo e soprattutto quando si tratta di differire, diciamo, alcuni processi che si sa che sono processi destinati a prescrizione, per cui è preferibile differirli anziché trattarli, diciamo, inutilmente, è possibile una conferenza distrettuale della Corte d'Appello che sentite tutti i capi degli uffici, giudicanti e requirenti del distretto, prenda appunto tempo. Quindi questo lo dico perché secondo me è un problema che deve essere affrontato a Nocera, ma dovrà essere affrontato e viene affrontato in tutti gli uffici del distretto. Per quanto riguarda invece l'altra cosa che lei mi diceva, quali sono le speranze perché Nocera, sia il Tribunale che la Procura possono avere finalmente quel riconoscimento di organico che noi tutti ci auguriamo? Allora, facciamo solo un piccolo passo indietro. La riforma della pianta organica della magistratura in Italia non è stata ancora completata. Cioè, in realtà il legislatore si è limitato semplicemente a rivedere delle circoscrizioni giudiziarie. Bene, quindi ha abolito tutte le sedi distaccate dei tribunali, ha abolito alcuni tribunali e ha fatto, nell'ambito di questa revisione, degli accorpamenti. Ha fatto, nel caso di Nocera e di qualche altro ufficio addirittura, sono stati accorpati sezioni distaccate a tribunali diversi da quelli che prima a cui facevano capo, e ha dato ovviamente ha stabilito anche gli organici di questi tribunali che erano interessati dalla revisione. Però la riforma della pianta organica non è stata ancora fatta, quindi in questo momento ci sono uffici giudiziari che non sono stati toccati da questa revisione e che continuano a essere sovradimensionati se sono sovradimensionati. Certo. Allora, per completare questa riforma c'è un tavolo tecnico al Ministero della Giustizia a cui partecipa il capo dipartimento, che è un organo ministeriale, alcuni funzionari ministeriali e 2 rappresentanti del CSM. Da questo tavolo tecnico, che sta lavorando da 1 anno, 1 anno e mezzo, dovrebbe nascere, insomma, dovrebbe la nuova nascere questa organica. Riforma organica, certo. del personale della magistratura. E quindi da questa riforma della pianta organica, quali sono le speranze? Francamente, noi abbiamo fatto di tutto, dico noi, io, i colleghi. Però la situazione è conosciuta, insomma, è risaputa com'è. È nota, noi abbiamo fatto anche delle assemblee pubbliche, abbiamo invitato degli onorevoli, io dei parlamentari. Io penso che, e poiché questo, il tema della giustizia, dell'amministrazione della giustizia in questo a Nocera, come un po' in tutti i circondari, è un tema che riguarda la politica, io penso che anche i politici, se della zona, se veramente hanno a cuore l'amministrazione della giustizia, nei centri dove sono stati eletti, dovrebbero fare pressione presso il Ministero. Probabilmente anche questo è il problema, una lacuna anche da questo punto di vista, perché francamente, un vuoto quasi. Perché francamente, guardi, io le voglio essere sincero, insomma,
Noi, ecco, dovremmo avere, secondo i nostri calcoli, almeno altri 4 magistrati. Ma voglio dire, ce ne avete date uno, datecene almeno altri 2. Ecco, non è che noi chiediamo la luna, date almeno 2 sostituti alla procura, che effettivamente, come si è ben evidenziato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, siamo in ginocchio. Certo. Insomma, un problema anche di vuoto sicuro, di mancanza di rappresentanza, ma questo è un discorso un po' sulla mancanza di rappresentanza a tutti i livelli di questo territorio, che viene un po' dimenticato, e sul piano della giustizia, ma anche nel campo della sanità, insomma, della qualità della vita. Siamo un po' indietro e è visto un po' come punto di cerniera tra Napoli e Salerno, ma molto vuoto poi di contenuto. Ecco. Presidente, per tenerci un attimino ai temi poi sì, legati prettamente alla giustizia, è un territorio che non si fa mancare niente anche da questo punto di vista. Ha fatto un riferimento a varie problematiche, quali sono i settori dove c'è un aumento anche dei procedimenti, anche quello legato alla famiglia, quindi al lavoro, ma anche ai fallimenti, che è un settore in netto aumento in Italia, ovviamente, stante la congiuntura economica qui come altrove. Insomma, è difficile come territorio, utenza. È un territorio difficile questo, perché poi insomma, l'agro nocerino sarnese è già di per sé, e prima della revisione era un territorio molto molto complicato e difficile, sia perché è un territorio che è stato sempre e purtroppo afflitto da grossi problemi che sono la conseguenza di grosse organizzazioni criminali che per il passato hanno operato nell'agro e che fortunatamente grazie alle forze dell'ordine sono state, però è un territorio comunque che presenta delle criticità di criminalità molto molto spiccate. Poi ripeto, oggi, come lei giustamente evidenziava, stiamo vivendo una congiuntura economica molto sfavorevole, per cui a Cava dei Tirreni c'è un terziario molto 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 spiccato, a Mercato San Severino ci sono il mercato e tutta la zona di Fisciane, una zona industriale, piccole e medie imprese, quindi risentiamo anche di questo, e quindi effettivamente c'è un imbuto che si sta creando, e ripeto, noi riusciamo ad andare avanti, e questo lo voglio dire con grande risalto, grazie alla bravura e all'abnegazione e al sacrificio dei magistrati di questo tribunale, dei miei colleghi, perché veramente io ho trovato qui al Tribunale di Nocera dei magistrati tutti valorosi, anche giovani magistrati di prima nomina che stanno qui a Nocera, non solo fanno il loro dovere, ma lo fanno ad alto livello. E voglio dire, noi andiamo avanti per l'abnegazione di questi magistrati e soprattutto per l'abnegazione del personale amministrativo, che nonostante tutte le difficoltà è sempre disponibile, e anche per la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera, che è un foro rappresentato egregiamente dal Presidente Cosimate, che è molto collaborativo nei confronti del Tribunale. Ma se non fosse stato così, veramente se non fosse stato così, noi saremmo già al tappeto. E l'unica cosa, ecco, che siamo riusciti ad ottenere, ma dal CSM, che pure se è un organico, almeno qui in Tribunale siamo riusciti ad ottenere, che poi in Procura non lo so con precisione, adesso è voto di organico, pure se è un organico sottodimensionato, però è tutto coperto, che è importante. Perché siamo sottodimensionati, però almeno grazie anche un po' alle mie insistenze, allora i motto, cose di questi giorni di prima nomina, siamo coperti. E questo ci ha consentito, unitamente alla bravura anche di questi giovani magistrati e degli altri magistrati anziani, della collaborazione che mi danno i presidenti di sezione, siamo riusciti, diciamo, a non andare al tappeto. Ecco, io volevo chiederle, generalmente anche dai procedimenti che ci sono presso un tribunale si capisce anche qual è la situazione sociale, il grado di tensione sociale. Che cosa dovrebbe preoccuparci maggiormente secondo lei? Per quanto riguarda, allora, diciamo che
il polso che noi abbiamo nel civile è una grande situazione di difficoltà. Grande situazione di difficoltà economica che si vede, si tocca, che si tocca a tutti i livelli delle cause civili, perché io per esempio mi occupo delle separazioni e divorzi almeno nella fase presidenziale e le posso assicurare che al di là di poche separazioni o divorzi tra persone che appartengono a classi sociali elevate, quindi con grande disponibilità economica, sono quasi sempre cause tra poveri. Per cui veramente io sto in grande difficoltà nell'assumere i provvedimenti provvisori che riguardano i mantenimenti. E poi non parliamo degli sfratti che stanno in grande aumento, perché chiaramente quindi la difficoltà economica che è quasi assimilabile a una vera e propria povertà, noi nel civile la percepiamo subito, ma la si percepisce però anche nel penale, perché anche nel penale ci sono, ci sono dei tipi di reati che fanno anche capire, diciamo, spesso, non dico la necessità di commettere reati, perché non ci dovrebbe essere la necessità, però, ma comunque chiaro, che cosa spesso ci sta dietro. Quindi queste, lo dico proprio purtroppo, proprio che la situazione economica che è molto molto difficile, noi la percepiamo soprattutto nel civile, la percepiamo. Le aziende sono in difficoltà. Le aziende sono in difficoltà, non parliamo dei fallimenti, dei concordati, che ovviamente spesso vengono presentati proprio per evitare istanze di fallimento. E ci rendiamo conto, noi di solito, io presido pure il collegio fallimentare, il collega Fucito pure un collega molto bravo, il giudice delegato ai fallimenti. Noi cerchiamo sempre di essere, come dire, ben attenti a certe realtà imprenditoriali. Quando capiamo che c'è veramente la possibilità di una continuità, di un concordato in continuità, insomma, ma quando ci rendiamo conto che i numeri non ci sono, perché abbiamo anche delle relazioni che ci fanno capire, allora è chiaro, purtroppo è bene poi evitare che si facciano altri danni e che certe realtà vengano a interrompersi, vengono a finire. E qui interviene anche il lato umano del magistrato, perché non immaginiamo sempre un giudice o un magistrato inquirente come chi è pronto sempre a giudicare al di là di tutto e quindi solo in nome della legge. Per quello che mi riguarda, ma penso che riguardi, che è relativo un po' a tutti i miei colleghi che sono un po' tutti come me, io penso che la pensino come me, cioè una delle doti che deve avere il magistrato è l'umanità, perché si può anche condannare una persona, si possono prendere decisioni, come dire, anche difficili, sfavorevoli per una persona, favorevoli per un altro, comunque, ma bisogna essere sempre umani, bisogna sempre avere il massimo rispetto. E io penso che questa sia una dote che i magistrati dovrebbero avere, almeno mi auguro che l'abbiano un poco tutti, devo dire che al di là forse anche di qualche, come dire, ognuno ha il proprio carattere, è anche bene che questa umanità venga manifestata, perché in realtà quello del magistrato è una professione in cui, l'utente deve percepire da un lato l'imparzialità, la neutralità, cioè deve capire che quest'uomo che sta dall'altra parte in realtà è imparziale, è neutrale e deve accertare la verità. Però secondo me l'utente deve pure percepire l'umanità del magistrato, proprio perché in realtà è una giustizia che si amministra in nome del popolo e la si amministra però anche rispettando i ruoli di tutte le parti con cui uno magari si confronta. Ognuno svolge un proprio ruolo, quindi anche certo. La possibilità di un recupero sociale dell'individuo che si trova in difficoltà, se di difficoltà certo. Dovesse trattarsi o accertato, insomma, da parte certo. Vostra, questo è importante. Ovviamente non spetterebbe a un magistrato o addirittura a un presidente di tribunale svolgere un ruolo
ruolo, però vista la situazione anche che si denota, è considerato, cioè partendo anche dalla considerazione che io facevo di questo vuoto politico, se non anche un po' istituzionale, occorrerebbe un po' richiamare a un grande senso di responsabilità anche chi di dovere rispetto a quelli che sono dei veri e propri allarmi sociali, nella considerazione o la consapevolezza che questo territorio non va abbandonato, non va abbandonato a se stesso. Facciamo, l'abbiamo fatto e lo facciamo ancora, e anche oggi io in effetti, lei mi dà l'opportunità proprio di appellarmi proprio alle forze politiche che svolgono la loro attività in questo circondario, in questa a Salerno, nella provincia di Salerno, proprio perché il problema di Nocera è veramente un caso un po' particolare della giustizia italiana. E, ripeto, ci sono tanti altri uffici che pure presentano grosse difficoltà, grossi vuoti d'organico. C'è un problema, come dire, generale, che è quello della giustizia, riguarda tutti gli uffici giudiziari. Però lasciatemelo dire, lo dico, ecco, da magistrato, quindi da, non voglio in questo momento portare acqua al mio mulino, lo dico veramente spassionatamente, come dire, in modo neutrale. Nocera è un caso veramente un po' particolare, per cui io mi appello alle forze politiche che devono anche qui, secondo me, fare il loro ruolo, perché onestamente si deve prendere una volta per sempre coscienza di questa importanza del problema. Abbiamo fatto, ripeto, assemblee, riunioni, abbiamo invitato, sono venuti diversi politici, però adesso, poiché questo tavolo tecnico, per la verità, si è insediato già da un anno e mezzo, e allora mo ci dicono c'è il progetto Salzburgo, stiamo aggiornando i dati statistici, poi dobbiamo fare questo, poi dobbiamo fare quest'altro. Però la verità, e lei dottoressa lo sa, è che quando si tratta di, come dire, di intervenire su un tribunale con un certo organico, che immaginiamo un tribunale del nord su cui si deve intervenire, perché effettivamente si dice no, questo è un tribunale dove qua ci stanno dei magistrati, almeno 5 magistrati in più, bisogna toglierli. Non è facile, perché ci sono ovviamente i politici che stanno lavorando, che lavorano, sono stati eletti in quel territorio, che fanno rimostranza. Allora, perché non si è mai fatta la riforma della pianta organica della magistratura? Proprio per questo motivo. Io mi auguravo, e sono ancora speranzoso, che dopo la revisione delle circoscrizioni si faccia finalmente. È una priorità del Paese questa. È una priorità, e guardi, io sono convinto di una cosa, sono sempre stato convinto. Noi magistrati in Italia siamo distribuiti male. C'è bisogno di magistrati, per cui stanno facendo concorsi, eccetera. Ma io non penso che sia necessario un aumento rilevante della pianta organica. Io sono convinto che comunque siamo distribuiti male. E quindi è necessario che ci sia questo intervento. Un appello sicuramente da raccogliere, questo anche per tutto quello che ci siamo detti. Io la ringrazio davvero per questa chiacchierata. Grazie a lei, grazie a lei. E per averci ospitato qui. Ovviamente ringrazio voi da casa per averci seguito. Arrivederci.